Benvenuti a Master and Servant, io sono Ol, stiamo giocando a un succession game con Mercia e siamo un po' nella cacca, ma è legittimo. Ossia, il mitico re Orsred di Northumbria ha deciso di prendere il nostro territorio sfruttando un claim che ha questo cancelliere di Northumbria su appunto il nostro territorio, Leicester, è aiutato dalla Francia, però è cieco, quindi dovremmo essere a posto. C'è un po' di cacca all'orizzonte, perché? Perché in realtà non abbiamo alleati, quindi corriamo immediatamente a fare degli alleati. Lombardo, forse gli ho già chiesto. Ah, sì, gli ho già chiesto nello scorso episodio. E l'altra cosa che posso fare è sfruttare. No, questa è morta. Sfruttare qualcos'altro, forse. Tipo. Picti. C'è una figlia. Questa qui. C'è una figlia. Vabbè, vediamo un po' come gestire le cose. Nel frattempo, ok, questo qui, appunto, ha deciso di unirsi a noi? Sì, perfetto, abbiamo l'alleanza. I Lombardi pure. Perfetto. Quindi facciamo un call to arm, maybe. Ok. Vediamo se ci danno quell'altra alleanza. E poi facciamo un bel rise. Perfetto. Call to arm, amico mio. Vieni. Ok. Ah, cosa aveva detto? Non lo so. Vediamo subito se si è unito a noi. Lombardia si è unito a noi. Pictland? Sì, perfetto. Abbiamo un supporto di 3500 uomini. Ok, tecnicamente potremmo evitare anche di fare resa armi. Però lo faccio per dare una mano. E lo faccio con quella dei vassalli. Sono indeciso se prendere anche i mercenari, però credo che potrò evitarmelo. Allora, mettiamo tutto qua. No, in realtà mettiamo tutto quanto qui. No, qui. Oxford. Bello, mi piace. Na na na. Ok, aspettiamo l'arrivo dei Northumbri. E poi attacchiamo congiuntamente, così almeno il morale ci si carica un po'. Questi stanno facendo cose. Noi dobbiamo unirci. Birinius, perfetto. Pandulfo, assolutamente no. Bishop e... Ah, ci sono solo io, eh. È rischioso, però vediamo un po' come butta qua la guerra. Andiamo a dare una mano. Vediamo se riusciamo a spezzarli. Perfetto, vinta la guerra, andiamo a York. Intanto ci possiamo sposare, ma certo, festeggiamo con un bel matrimonio. Lei è un po' una merda, vero? Però ci ha portato questa buona alleanza. E magari... Ah, ecco perché non abbiamo fatto un figlio, non eravamo sposati. Grande... Ci sono arrivato ora. Special Minor Title. Diamogli Cupbearer. Chi ci odia un po', questo. Offa. Ah, Offa, devi essere più fedele, Offa. Commander. Vediamo se c'è qualche commander più interessante. C'è questo commander più interessante. Che si può prendere anche. Allora, Birinius in centro. Caer. Folchi, sei meglio. E tu. Quindi questo. E quello. Va benissimo. Perfetto. Perfettissimo, perfettissimo. Dai, cerchiamo di prendere York. Ok, Pandulfo e la principessa si sono appena sposati. Congratulations, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede qui con la Francia. You can shoot the gate. Per quale motivo? Cosa c'è? Ah, c'è roba qua. Perché posso chiudere
I cancelli, ancora non vedo nulla. Vabbè, lasciamola lì, poi ci ragioneremo. Qua c'è una guerra in corso. Mille vengono loro qua. Ok, la vedo brutta. Quindi andiamo di ritirata. Potremmo andare di ritirata. E si combatterebbe qui. Si combatte lo stesso. Questi stanno arrivando. Vediamo se riusciamo a tenerli. In attesa del loro arrivo? No, non arrivano. Ok, maledetti bastardi schifosi. Facciamo qualche cosa di disperato. Mica tanto, però vabbè, facciamo qualcosa. I mercenari sono una risorsa interessante. A noi bastano 400 unità in più. Sì, potrebbero bastare. Però cosa ci danno? Degli arcieri. No, sono già bloccati. Potremmo... Ah, beh, prenderne 1.500. Cosa abbiamo qua? Sì. Abbiamo speso un filino. Però ci serve. Prima di perdere, magari. Ok, vedo la victory negli occhi del nemico. Ok, i mercenari stanno lavorando. Questi stanno qui. Devono stare qua. Assolutamente. Ok. Cerchiamo di prendere York. Una posizione del consiglio è aperta. Cappellano di corte. Per quale motivo? È morto. Va bene. Cioè, va bene, va male perché mi servivi. Diventi tu cappellano di corte. Che mi servi, anzi, mi servi immediatamente. Immediatamente. Mi servi a fare ricerca culturale. A Leicester. Ok, la nostra armata dobbiamo ottenere York, prendere York. Lascio qui gli uomini. Perché non vorrei ripercussioni. Cerchiamo di prendere York e cerchiamo di vedere se questi qua riescono a fare il loro lavoro. Dovrebbero venire a fare il loro lavoro. Ok. Ok, tutte notizie interessanti. Facciamo fallire questo assedio. La Francia sta arrivando, mio Dio. Ma se cade York, secondo me possiamo chiudere la guerra. Se cade York. Cade York. Dovrebbe cadere York prima di Leicester. Ok, victory, 43%, andiamo a spaccarli, sperando di non avere sotto mano i francesi. Voi fate qualcosa di interessante o no? Ok, victory, 49%, andiamo contro i francesi, avanti. Defeat dove? Beh, non capire. Defeat. Ok, perfect. Qui abbiamo il Duca di Borbone. Benissimo. Un Borbone. Ok, ora dobbiamo andare a spaccare lassù. Potrebbe valerne la pena. Andiamo proprio lassù, va. Andiamo a vedere che cosa ci raccontano. No, qua i francesi stanno andando via. Stanno andando via. Cosa succede? Accept proposal. Ok, se accetta la proposta. Va bene, sì. Ok, andiamo a spaccare questi. Che questi non accetteranno la pace. Infatti. Andiamo su. I francesi ritorneranno sicuramente, però. Ci pensiamo noi. Sto spendendo un filino, però mi serviva. Mi serviva. Una mano, una zampa dall'alto. Gli alleati sono stati ottimi. Andiamo giù. Andiamo a liberare di nuovo il nostro territorio.
Oh, Gertrude è incintola. Questo? Stanno scappando, dove sono? Non li vedo. Li prendo. Intanto cerchiamo di liberare qua il territorio. Non li vedo più. Dove sono? Vabbè, è nella merda. Ok, se è nella merda. Andiamo qua. Cosa succede? Possono sposarsi? Sì. Assolutamente sì. Questo è lo stesso messaggio qua. Sì, accetto e siamo felicissimi. Ora chiudiamo questa battaglia, per favore. I francesi devono morire. O chi sono? Wessex? Ma cosa c'è? Tanta gente. Francia contro questi. Va bene. Con questi dovremmo sterminarli. Mi auguro. Ok, 82%. Andiamo giù. Cerchiamo di pescarli. In ritirata sarà difficile. Cosa succede qua? Special character? Ci pensiamo dopo. Adesso andiamo a salvare la Francia. Queste sono roba nostra. Ok. Ok, benissimo. Non so dove sono finiti i nostri rivali, però credo che sia quasi opportuno fare un bel dismiss. No, sono poche le nostre truppe vive. Ok, Offa. Offa ancora. Basta. Hakon. Wulfmere. Hareward. Thored. Orgrav. Sexred. Hedbald. Gutmund. Edric. Mamma mia, ragazzi. Leofric. Sigebert. Tufirt. Sigerk. È un maschio comunque, eh. Questa è una cosa interessante, soprattutto per quello che diceva Smois durante il suo gameplay, non importa. Ah, Cuthred, mi piace. Questo è The Wessex, non ci interessa, signore. Adesso dobbiamo liberare questa zona e poi direi che ci siamo quasi. C'è una rivolta in casa, nella Nortumbria. Eccoli dove sono, i Nortumbriani. Riprendiamoci il nostro territorio. Quanto ci costate, maledetti? Ok. L'assedio, quindi adesso. No, dobbiamo arrivare al 100%. E arriveremo al 100%. Siete qua? Non credo dovremmo ingaggiare la rivolta. Non penso. La rivolta sta lavorando già abbastanza bene per conto suo. No, è al 100%, stoppiamoci qua. Mettiamo in pausa. Ok, offerta di pace, l'accetta. Questo vuol dire che noi guadagniamo 140. Ok, ci ripaghiamo i mercenari praticamente. Non è vero, ma ok. E cercheremo di... Vabbè, perdiamo un sacco di prestigio. Perfetto. La guerra è finita. Prima di dimenticarci, dismettiamo i mercenari. E beh, torniamo a casa. Non credo sia un problema per i mercenari, però lo facciamo. E facciamo un disband di tutto. E la guerra è finita. Guerra interessante. Cosa succede? Dearson Low, Lombarda. Ok, contro il patriarca, accettiamo, siamo ancora in guerra. Però il patriarca, dove sta? Patriarca, questo, Maximus. Ah, ok, certo, arriviamo. Vai fra. Potremmo rompere l'alleanza, non lo so, adesso vediamo un po' di fare cose. Questo dovrebbe essere do you dismiss? Yes. Perfetto, siamo dismissable.
Benissimo. Potremmo mandare un po' di truppe, credo. Credo, vediamo special character. No, 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 non mi interessa più, quindi... vorrei capire se ho delle epidemie a corte, ma direi di no. Ok, la guerra è finita. Tu lavora perché il prossimo dobbiamo andare lì. Ok, perfetto. Militari. Mercenari sono andati. Vediamo un po' qua. Dobbiamo ripigliarci. Kutrev. Mio vassallo, non mio figlio. Ok, cosa c'è qua? Non li ho usati, ok. Vabbè, non abbiamo perso tantissimo. In realtà, credo non siano uscite tutte le truppe. Tutto lì. 1440. Ok. Con York siamo in tregua? No, ce l'ho io in casa. Potrei venderlo. Potrei torturarlo. Per qualche motivo? Boh, non lo so. Declaim Poetry, vabbè. Vediamo quanto mi darebbero. 70 gold. No, ma io perché dovrei lasciarlo perdere? Mo tengo. Se la prossima volta la smette, anche perché dovrebbe essere lui con un claim su casa mia. Sì, esatto. No, no. Potrei. Cos'è? True in oubliette. Ah, ho visto qualcosa. Vediamo un po'. No, ma me lo tengo. Me lo tengo in casa. Poi dovrei avere anche qualcun altro imprigionato. Un francese. Forse sì, un francese. Vediamo un po'. Corte. C'ho questo. Che me lo tengo. E poi dovrei avere anche qualcun altro. No, mi sono confuso. Forse sì. Sì, vabbè. Perfetto. Allora, non so se non partecipare a una guerra sia un problema. Immagino di sì. Immagino di sì. Quindi potrebbe valere la pena tirar su un levi. Però mi costano queste cose. Mi costano e non poco. Altrimenti me ne sbatto. E al massimo annulliamo con la Lombardia, che non ci ha dato neanche nessun aiuto. Non è venuta la Lombardia. Lombardo. Ok, dai. Piacevole questa cosa, piacevole. Ora, mettiti a lavorare come si deve, per favore. Qui cosa sono? Wexus sta lavorando qui. Io ho dei claim interessanti. Kingdom of Magic, Leicester, Lindsay. Norfolk, che è quello lì che ho preso, Northampton, che ce l'ho, Warwick. Ok, stiamo vincendo comunque questa battaglia. Non è vero. Non è vero, va bene. Ok, questo è alleato con qualcuno? Sei... Patti di non aggressione. Va bene. Tu cosa stai facendo qua? Chi sei tu? Cosa sei tu? Sei uno che osserva. Sei. Qualcosa che non serve più, che mi sono dimenticato lì, maledetto. Amanistra Reame. Ok, Special Minor Title assegnabili. Non ho un reggente designato. Ok, reggente resignato, resignato. Possiamo fare il barone di Warwick, Warwich. Per gli anglofonissimi. Ok, dai, andiamo su con la velocità. Denaro non ci manca, quindi potremmo costruire qualcosina ancora. E per aumentare il levy size, magari, questo non mi dispiacerebbe, costa tantissimo, mi dispiace tanto.
Light Infantry più 80. Morale delle armate, non è male neanche questo. Non è male, non è male. Poi abbiamo Heavy Infantry. Heavy. Ok. Questo non è male, devo essere sincero. Però non mi aumenta le cose, mentre questo mi aumenta di 90 unità, che nell'economia non sono male. Vai. Della guerra, perché poi dovrò battagliare. Lassù York sta subendo tantissimo, prima o poi sarà mio. Anzi, Wessex sta lavorando in modo encomiabile. Potremmo diventare amici. Ok. Tipo io ti do qualcuno, ma adesso mi nascerà qualche figlio. Il maschio è nato. L'erede. Vediamo un po' l'erede. Focus, focus per l'erede. Servirà un focus, boh, diplomatico. Oddio, andiamo un po' sul duty. Andiamo di duty. Che mi potrebbe dare stewardship più uno. Questo mi dà intrigo più uno. Questo? Diplomacy più uno. Learning più uno. Dai, andiamo qua. Andiamo qua. Altra cosa che dobbiamo ancora vedere è la questione legata agli ordini. Il nostro padre ha fatto tante cose, in realtà noi non possiamo. Non possiamo entrare nell'ordine. Ordine benedettino. Ok, possiamo. No, non possiamo unirci agli ermetici. Potremmo unirci al benedettino o al domenicano. Ma questa decisione la lascio al prossimo episodio, quindi vi ringrazio per aver seguito questa serie, spero vi sia piaciuta come è piaciuta a me, mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale se volete essere sempre aggiornati su quello che facciamo. Ciao!